una puntata speciale di Polifemo relativa alla manifestazione del 1° maggio organizzata da USB. Siamo qui a Taranto, Talsano, in piazza Lo Jucco, un incontro in cui si intende fare il punto della situazione sull'emergenza lavoro, perché di emergenza dobbiamo parlare con riferimento ai numeri occupazionali ma anche e soprattutto alla sicurezza sul posto di lavoro. Un incontro con rappresentanti istituzionali, con lavoratori, andando a vivere insieme esperienze, storie inerenti al lavoro, alla drammaticità del lavoro, soprattutto in terra ionica. L'USB ha voluto organizzare due manifestazioni parallele, per così dire, una a Bologna ed una a Taranto. Ma partiamo con una serie di interviste a coloro i quali si sono succeduti sul palco per affrontare le tematiche inerenti al lavoro. Noi veniamo purtroppo, oggi festeggiamo la festa dei lavoratori dopo due immani tragedie, ennesime, che sono cadute sulla testa di famiglie tarantine. Il compagno che è morto l'altro giorno al porto, a cui va tutta la nostra solidarietà, la famiglia di quel compagno che è morto per l'ennesimo. Noi da questa piazza l'abbiamo definito, in realtà tanti di questi incidenti sono veri e propri omicidi, e anche su quello, come dire, l'appello poi a sensibilizzare la politica, anche lì a mettere mani alle varie leggi, perché non è possibile avere decine e decine, centinaia di lavoratori che perdono la vita sui posti di lavoro e non vedere, come dire, nessuno che ne paga. Rizzo, la festa dei diritti, ma dietro questa festa, dietro questo momento di incontro, c'è il pensiero a tanta sofferenza, a tanti diritti negati. Purtroppo a Taranto si vive il medioevo dei diritti nel 2021. Siamo oggi qui a denunciare per l'ennesima volta tutto quello che purtroppo accade soprattutto nel territorio locale, nel territorio tarantino, in cui vengono negati la libertà d'espressione, il diritto di opinione, il diritto alla vita, il diritto al lavoro sicuro. Sicuro, ben remunerato, un lavoro che non dovrebbe provocare danni. Quindi oggi siamo qui con tantissimi compagni, ci sono i ragazzi dell'Acquedotto Pugliese, di Alitalia, ci abbiamo i compagni di Napoli che sono venuti qui a sostenere. Una manifestazione che ha anche dei soggetti istituzionali, perché è anche giusto che chi ci rappresenta dia delle risposte, sia esso di maggioranza o di opposizione. Assolutamente sì, lo schema poi delle nostre manifestazioni è sempre lo stesso. Noi, come dire, apriamo le discussioni su questa piazza, come dire, si sono aperte tante discussioni rispetto ai temi di Taranto. È chiaro che l'aspetto preponderante di tutta di tutte le vicende che vedono, come dire, USB presente sul territorio locale è quella di aprire discussioni, ma di riuscire a portare le soluzioni, tentando per una volta di essere quello che troppe poche volte riesce a Taranto, di essere comunità. Quindi, manca l'unità purtroppo. Ma è uno degli aspetti su cui noi stiamo lavorando tantissimo, stiamo tentando di mettere insieme, come tutti i soggetti che hanno a cuore le sorti di questo territorio, per tentare veramente di uscire una volta per tutte da questa situazione che è diventata veramente, veramente drammatica. Riccardo Cristello, il dipendente di ArcelorMittal, licenziato per aver condiviso, fatto un copia e incolla di un Facebook riguardante la fiction Svegliati amore mio, un licenziamento assurdo, ne sta parlando tutta Italia, solo aver parlato così senza neanche fare riferimento all'azienda della situazione dell'inquinamento. Un 1° maggio per te diverso, Riccardo, non avresti mai immaginato un anno fa, la vita è strana, ma la tua schiena è sempre dritta. Beh certo, sono passato da spettatore del 1° maggio a viverlo. Da protagonista non volendo. Da protagonista, bravo, non volendo, però il mio ruolo oggi è questo, deve essere questo, per dare sostegno a tutti i lavoratori, specialmente in questa giornata
dove si ricordano tutte le lotte e le battaglie che i lavoratori nel mondo hanno fatto per poter godere oggi. Il sangue che è stato versato. Esatto, le vittime. Oggi è anche un giorno di festa, ma è anche una commemorazione, se vogliamo dirlo, perché c'è gente che è morta per acquisire quei diritti che oggi quasi quasi ci stanno togliendo del tutto. Mary Luppino, presidente dell'Associazione Madonna delle Grazie, una iniziativa che l'Associazione ha voluto organizzare, tenere con USB, un primo maggio di diritti, e i diritti, soprattutto quelli calpestati, sono tanti: i diritti delle donne, i diritti dei lavoratori e delle donne in particolare a non essere licenziate, insomma la festa dei diritti. Una festa che è giusto celebrarla, ma far sì che ogni giorno sia primo maggio, nel senso del rispetto di questi diritti. Sì, proprio è questo il messaggio che abbiamo voluto far passare oggi in questa piazza, cioè oggi è la festa dei lavoratori e delle lavoratrici, e quindi vogliamo richiamare l'attenzione su tutti i diritti, quindi il diritto a non essere licenziati, il diritto ad un lavoro sicuro, a lavorare in un ambiente sicuro, il diritto a non essere discriminata in quanto donna e a non subire violenze di conseguenza. Noi che da tempo lavoriamo sul tema della parità di genere abbiamo voluto essere accanto all'USB, perché questo ci sembra un segnale importante. Oggi saremo qui in piazza e con noi tante donne e tanti uomini, proprio a far sentire la voce su questo tema. E la voce, ci tengo a sottolineare, deve essere unica, perché il tema dei diritti riguarda tutti quanti noi e tutte quante noi. Alessandro Damone, componente dell'esecutivo provinciale USB, tante battaglie quelle che USB conduce ogni giorno. Abbiamo visto soprattutto nell'ultimo mese le numerose trasferte romane, ora qui a Taranto. Taranto che purtroppo vede tanti diritti calpestati, e la patria dei diritti è in questa piazza. Sì, come tutti sanno è ormai evidente ed è pubblico quanto l'USB ogni giorno si batta per far, diciamo, esaltare, per far emergere quelle che sono le criticità, soprattutto quelle che vengono dallo stabilimento siderurgico di Taranto. Il stabilimento siderurgico è l'emblema un po' di tutta la situazione in riferimento ai morti sul lavoro, ai morti di malattie che provengono per effetto del ciclo produttivo dello stabilimento di Taranto. Oggi siamo qua per ribadire con forza quanto sia necessario dare un contributo ancora più grosso da parte di tutti, in primis dei lavoratori, che possa essere, diciamo, sintomo di riconquista del diritto a 360 gradi. L'avvocato Mario Soggia, legale di USB, tante battaglie. I diritti negati ai lavoratori, spesso si ritorna nel medioevo dei diritti, eppure siamo nel 2021. Eravamo appena riusciti a ottenere una sentenza di reintegra di un lavoratore accusato falsamente di aver pubblicato un video su Facebook circa una questione di sicurezza sul lavoro. E adesso ci è arrivato quest'altro problemone. E qui abbiamo una situazione ancora più grave, perché il Riccardo Cristello è accusato di aver manifestato il proprio pensiero con un post su Facebook, condividendo un post su Facebook. Su una fiction. Cioè, egli ha invitato i suoi follower, chi voleva leggere, a guardare la fiction Svegliati amore mio, laddove si parla della morte di bambini dovuti all'inquinamento industriale, e facendo un parallelo tra quanto viene narrato nella fiction e la situazione di Taranto. Per questo è stato licenziato, e quindi si tratta di una volontà di negare qualsiasi forma di pensiero riguardo al fatto che a Taranto ci sia un inquinamento. Impedire di pensare, perché creare la strategia del terrore. Insomma, è una situazione particolare, perché non si dice che Mittal nel posto inquini,
ma si dice che a Taranto, a causa dell'inquinamento, sono morti tanti bambini. Una verità assolutamente incontrovertibile, sui quali però si vuole porre un cappello sopra e vietare il pensiero. È proprio un tappo per impedire di fiatare. Un bavaglio, direbbero, no? Direbbero i politici, no? I politici di opposizione, mettere il bavaglio, cioè, su questa questione non si può pensare. E la cosa anche più imbarazzante è il fatto che ogni dipendente, ogni lavoratore deve stare attento, perché evidentemente ci sono dei costanti monitoraggi sui profili Facebook, sui profili Instagram, sulle chat, quindi bisogna stare attenti, perché evidentemente... Lo stato di polizia quasi. Dio mio, è un fatto, c'è una pubblicazione di un video e viene accusato... Peraltro su un profilo chiuso. Su un profilo chiuso, c'è, come dicevo, sull'altro lavoratore, c'è una pubblicazione di un video ad opera di un tale, viene accusato un lavoratore di averlo diffuso. Qui c'è una manifestazione di un pensiero su un profilo chiuso e viene licenziato. Quindi evidentemente c'è un controllo della manifestazione del pensiero. Michele Altamura, coordinatore dei lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria. Un primo maggio che vi riguarda, che sentite particolarmente, perché tutta la vostra categoria sembra così un'isola abbandonata, quei 1.700-1.800 dipendenti di ex Ilva in AS sono dimenticati, dobbiamo dire le cose come stanno. Beh, siamo ormai dimenticati da 2 anni e mezzo, ormai, come dire, siamo allo stato di abbandono totale. Siamo all'incirca, tra Taranto e Genova, siamo all'incirca 1.850 lavoratori in attesa di un reintegro in fabbrica, ma non nelle condizioni che vige quella fabbrica. Speriamo che con l'entrata adesso del governo in questa società cambi qualcosa, anche se veramente ci sono pochissime speranze. Che dire, un primo maggio all'insegna della... Forse anche di speranza. Ma sperando che ci sia questa rinascita di questo primo maggio, vediamo un po' in tempi migliori. Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, una città oltraggiata, oltre che dalla questione ambientale, proprio sotto l'aspetto dei diritti. Abbiamo visto la vicenda di ArcelorMittal, i dipendenti trattati come carne da macello. Un momento di riflessione oggi. Ma sicuramente quell'articolo 1 della nostra Costituzione, insomma, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, non è soltanto un principio teorico, è qualcosa che, insomma, istituzioni, lavoratori, associazioni di categoria, sindacato devono ogni giorno mettere in pratica. Noi non possiamo superare un modello di sviluppo ormai sbagliato, anacronistico, aggressivo con la qualità della vita dei cittadini, se non rimettiamo l'uomo al centro delle nostre azioni, della nostra programmazione. Ovviamente quello che ricordava lei, direttore, non va in questa direzione. Per andare in quella direzione dobbiamo investire sulla parità di genere, sulle donne, sull'impresa giovanile, dobbiamo proteggere, come dire, i lavoratori che in questo momento dissentono da un certo capitalismo, come dicevo prima, molto aggressivo. Io sono convinto che soltanto se facciamo queste cose tutti insieme, rimettiamo l'uomo al centro dell'azione anche pubblica, noi possiamo cambiare il modello di sviluppo di questa terra come di tutta l'Italia. Ed è chiaro che abbiamo di fronte avversari molto forti, avversari che non hanno alcuna intenzione di andare verso il cambiamento. Speriamo che, insomma, la stagione che si apre anche di politiche europee verso la transizione ecologica ci dia una mano da questo punto di vista. Onorevole Ubaldo Pagano, deputato del Partito Democratico, presidente della Commissione Bilancio, beh, quando si parla di Taranto, ovviamente il riferimento va alla ex Ilva, anzi ad Acciaierie d'Italia. Lo Stato dice di aver messo la faccia, come si suol dire, però c'è un partner assolutamente inaffidabile, ArcelorMittal. Quello che ha combinato è all'interno dello stabilimento, considerando il rapporto con i lavoratori e con riferimento alle emissioni inquinanti, è sotto gli occhi di tutti. Condivido la sua analisi e su questo mi sono concentrato anche nei mesi scorsi per denunciare l'assoluta
inconciliabilità di questa partnership che c'è con ArcelorMittal, che si è dimostrata nei fatti essere un cattivo player e soprattutto ha avvalorato quelli che erano i sospetti che molti di noi avevano quando all'epoca fu fatta l'operazione dall'allora ministro Calenda, cioè che a loro interessava più prendersi lo stabilimento per acquisire le quote di mercato che per rilanciarlo come invece era nelle indicazioni originali. Ecco, però a questo punto il governo ha scelto questo partner, non sarebbe stato opportuno scegliere un altro partner? Probabilmente il tema non è scegliere questo o quest'altro partner, il tema è qual è il piano industriale che con l'ingresso del governo si intende attuare. Da questo punto di vista il fatto che la parte pubblica assorbirà il pacchetto di maggioranza dello stabilimento potrebbe essere una garanzia, è evidente però che da questo punto di vista a noi interessa capire come intendono produrre, perché se le modalità operative e di produzione dovessero essere le stesse di quelle che sono state portate avanti da ArcelorMittal non ci sta bene. Il Ministero per la Transizione Ecologica doveva essere la bandiera di questo nuovo governo in termini di ecologia, però abbiamo visto delle uscite infelici del Ministro Cingolani, anche il fatto stesso di costituirsi nell'ambito del ricorso al Consiglio di Stato con ArcelorMittal e con Ilva in AS per quanto riguarda la sentenza del TAR che ha disposto la chiusura dell'area a caldo, ha parlato di una posizione ideologica del TAR, un ministro diciamo, della transizione ecologica sembra più un ministro dell'industria, un industrialista convinto. Non ho condiviso le parole e la posizione assunta dal ministro Cingolani, non gliel'ho mandata a dire, in prossimità di quello che lui aveva dichiarato ho dichiarato anch'io che un ministro dell'ambiente non deve permettersi di fare uscite di questo tipo, soprattutto su una situazione così delicata, ma mi spaventa molto di più invece le dichiarazioni ultime rese dal ministro dello sviluppo economico Giorgetti, che in Parlamento ha detto che si potrà procedere a una produzione che chiuda l'area a caldo e incominci a produrre ad esempio con l'idrogeno solo se lo faranno tutti gli altri paesi del mondo. È un modo come un altro per dire che non va fatto mai. Da questo punto di vista è pericoloso, anche perché lo ha detto con la sua serafica tranquillità di chi non gliene frega assolutamente nulla di quello che è il destino di una comunità. Enzo De Vincenzo dell'esecutivo nazionale USB viene da Napoli. Noi possiamo parlare dei diritti calpestati del nostro meridione. Taranto e Napoli hanno tante realtà in comune, è un minimo comune denominatore purtroppo è che i diritti dei lavoratori vengono umiliati giorno per giorno. Noi abbiamo qui la questione dell'ex Ilva, che è la situazione capofila, ma non solo ex Ilva. Io credo appunto, giustamente come dicevi, non è solamente l'ex Ilva, anche se l'ex Ilva rappresenta proprio un simbolo enorme di un disastro, che è un disastro sia in termini come dire, occupazionali che in termini ambientali per quello che ha prodotto in questa città e agli operai di questa città e ai cittadini di questa città. Però il problema vero è quello lì, che appunto noi abbiamo un problema di diritti calpestati quotidiani, che oggi in questo primo maggio che noi facciamo qui a Taranto e a Bologna in contemporaneo come USB, tra l'altro mettiamo al centro una questione fondamentale a Bologna che è la questione degli appalti, e qui a Taranto mettiamo al centro la questione dell'ambiente che è una delle questioni prioritarie, oltre giustamente ai diritti calpestati che Riccardo, i licenziamenti assurdi e ignobili fatti nei confronti dei lavoratori che esprimono oramai è la democrazia negata in questo momento. Un meridione particolarmente sofferente in tema di diritti. Sì, e questa è la battaglia che noi come USB stiamo iniziando a lanciare in questo momento, una battaglia in cui vede tutte le regioni del meridione unirsi per evitare quella situazione di gap che c'è di fatto tra le regioni del sud e del nord, e che in questo recovery plan stanno provando ancora una volta a calpestare, infatti quelli che erano i soldi che dovevano spettare alle regioni del sud già sono stati tagliati rispetto a quello che era il loro fabbisogno.
Amedeo Zaccaria, referente per Taranto della rete Iside Onlus. Lei ha vissuto il dramma di un figlio perso, un Ilva che uccideva, un ArcelorMittal che produce in situazioni di assoluta insicurezza. Si sono verificati numerosissimi incidenti solo negli ultimi tempi, solo per miracolo non c'è scappato il morto, non ci sono stati gravi danni fisici, ma ci si rende conto che è una situazione ormai incancrenita e lo Stato fa solo lo spettatore, non interviene. Sì, è vero, meglio del primo maggio non c'è occasione per ricordare le vittime del lavoro, della festa del lavoratore non c'è occasione migliore. Purtroppo gli incidenti sul lavoro, gli infortuni mortali sul lavoro sono una piaga che attraversano l'Italia dal nord al sud. Noi in particolare a Taranto abbiamo una realtà industriale, come dicevi appunto, che era la ex Ilva, un'azienda, una fabbrica che sta cadendo a pezzi. Per quanto riguarda gli infortuni mortali sul lavoro non si offre garanzia ai lavoratori, infatti come me precedentemente altri padri di famiglia e madri di figli hanno lottato affinché i propri figli avessero giustizia dopo aver lasciato la vita sul lavoro. Io quest'oggi porto addirittura, proprio per quanto riguarda gli infortuni mortali sul lavoro, nel 2005 ci fu una commissione particolare d'inchiesta proprio per quanto riguarda le morti bianche sul lavoro, nella fattispecie nell'Ilva di Taranto. Bene, dal 2005 a oggi sono state decine, 16 anni sono 16 passati. Anni, sono state decine le morti sul lavoro per infortunio, ma da quello Senato della Repubblica. Prego, prego. Ma da quello da allora ad adesso nulla è cambiato. Come si moriva nell'Ilva prima, così si muore con ArcelorMittal, e anche i presupposti con Acciaierie d'Italia non sono diversi. Sicuramente, perché non è questione di cultura del lavoro, è questione di un'azienda che sta cadendo a pezzi e che all'improvviso potrebbe causare la morte di un altro lavoratore e dei cittadini di Taranto che vengono colpiti da malattie a causa col silenzio complice dello Stato. Silenzio complice, tra l'altro vorrei aggiungere quello che lo Stato sta facendo con questo lavoro che è stato licenziato, a prescindere che sia un lavoratore dell'Ilva o meno, ma è un lavoratore che comunque ha messo in evidenza la verità e le realtà che si sta vivendo a Taranto riguardo all'inquinamento. Grazie. Egidio Murciano, rappresentante USB dell'appalto. Beh, quando parliamo di lavoro, oggi è il primo maggio, dobbiamo pensare per esempio innanzitutto ai lavoratori dell'appalto di oggi Acciaierie d'Italia, lavoratori che non percepiscono stipendi da mesi, una situazione raccapricciante. Abbiamo fatto insieme vari incontri, vi abbiamo visti dinanzi appunto alle entrate delle fabbriche, ma non si può vivere per mesi e mesi senza stipendio, il pane a casa lo si deve portare. Sì, buongiorno. Cambia il nome dell'azienda, ma la storia rimane tale. Cambia la musica, cambiano gli orchestranti, ma la musica è sempre quella. Esatto, la canzone è sempre quella, Luigi. E niente, come ben sai, abbiamo fatto tantissime manifestazioni a favore dei lavoratori dell'appalto, dove il problema non si è risolto. Perché il problema anzi si sta aggravando, perché molte aziende, a quelle già conosciute, si stanno aggiungendo alla drasticità del credito avanzato dalla committente, quindi fra poco penso che a breve avremo una vera bomba sociale, perché tantissime aziende si stanno accodando a questa devastazione economica che sta avvenendo sul territorio ionico.
L'ingegner Barbara Valenzano, custode giudiziaria dell'area caldo dell'ex Ilva, una situazione incredibile, uno stabilimento che letteralmente sta crollando a pezzi. Solo per miracolo gli incidenti verificatisi non si sono trasformati in tragedie umane. Le emissioni sono sotto gli occhi di tutti e sono anche registrate da ARPA, una situazione insostenibile, non certamente degna di un paese che si dice civile. Allora, in realtà diciamo, dobbiamo anche considerare che molto si è fatto in questi anni. Ovviamente è un impianto che necessita appunto di interventi, essendo un impianto appunto datato e quindi con una certa vita utile. Quello che è importante ribadire sicuramente è la necessità di avere come dire, una disponibilità finanziaria, un piano industriale credibile e serio secondo cui intervenire. Quindi famosi progetti che afferiscono alle schede del Recovery Fund, l'industrializzazione di nuova generazione di idrogeno, produrre piccoli quantitativi atti a fare diciamo, materiali acciai speciali intelligenti, materiali di qualità che hanno sicuramente un valore di pregio, per intenderci quelli con cui si fanno le protesi o si fanno diciamo, strutture speciali, potrebbe essere come dire, un'alternativa, una valida alternativa e non creare quello che è il fenomeno di impatto massivo derivante da un impianto di un certo peso. Ecco. In tal senso mi piace diciamo, segnalare il fatto che al contrario di quanto si possa pensare nell'immaginario comune, comunque la gestione dello stabilimento sta andando in una direzione di studio, di ricerca e sviluppo sulle nuove tematiche connesse appunto all'utilizzo dell'idrogeno e alle tecnologie per così dire green. Ecco, dagli studi effettuati dai tecnici apprendiamo che la vita diciamo, media di uno stabilimento può essere di 30-40 anni, qui siamo già a 60, quindi come dire fuori tempo massimo. Sì, l'ho premesso, la vita utile di un impianto certamente non è l'infinito, però è chiaro che diversi interventi, non ultimi quelli AIA, hanno consentito comunque di portare avanti il tempo di vita utile. È chiaro che si sta continuando a intervenire ed è chiaro che necessita, è urgente capire esattamente in quale direzione andare, quale dovrà essere il processo da mantenere. L'aria a freddo esiste e comunque c'è come dire, un'industria che va tutelata e va resa compatibile con una città europea moderna e con rispetto fondamentale che è il diritto appunto alla salute e alla vita. Donato Cippone, presidente del Comitato Tutela del Territorio Area di Bari, tante battaglie per l'ambiente, è qui a Taranto per questa festa del 1° maggio dell'USB perché noi parliamo di ambiente ed è importante, ma anche i lavoratori devono lavorare in condizioni di sicurezza, deve essere rispettata la loro dignità umana. Qui a Taranto non c'è né tutela dei lavoratori né tutela dell'ambiente. Sì, io mi permetto di aggiungere che sono anche nonno di 5 nipotini. Per cui... Che rende ancora più importante dal punto di vista umano il suo impegno quotidiano. Sì, è vero, è un impegno quotidiano proprio per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela dei territori. E quale migliore occasione di partecipare a questa iniziativa qui a Taranto il giorno 1° maggio, giorno di festa dei lavoratori, per venire a testimoniare quanto tutte le associazioni e i comitati riuniti in un coordinamento, ormai da tempo non fanno altro che ripetere sistematicamente che Taranto è e sarà la madre di tutte le nostre lotte, perché anche noi sosteniamo con forza e diciamo viva Taranto senza l'Ilva. Gianni Palazzo, responsabile sanità USB, un 1° maggio che è la festa dei lavoratori, ma un'attenzione particolare ai diversamente abili, che vengano considerati sempre innanzitutto nella loro dimensione di esseri umani.
Sì, è la festa, mi sento pienamente coinvolto in quanto toccato sia dal punto di vista della disabilità sia dal punto di vista in qualità di operatore sanitario. Oggi il mio pensiero va a tutti coloro che sono in prima linea nella lotta contro questa pandemia, che rischiano la propria vita per salvare gli altri. E la nostra vicinanza a tutti coloro che si sentono privati di ogni diritto, e per la tutela degli stessi che noi ci battiamo quotidianamente e costantemente. Senatore Mario Turco, Taranto forse, come dire, la madre di tutte le battaglie se consideriamo gli aspetti ambientali, gli aspetti occupazionali. Ora Acciaierie d'Italia, lei in più occasioni ha evidenziato il fatto che lo Stato ha messo la faccia, però c'è un partner, lo dicevo anche al suo collega deputato del PD Ubaldo Pagano, c'è ArcelorMittal che è un partner che evidentemente è assolutamente inaffidabile. Sì, innanzitutto viviamo ancora l'ennesima tragedia qui a Taranto, perché vorrei ricordare anche il decesso di Natalino Albano. E quindi ancora Taranto viene ricordata per le tragedie che ancora si ripetono su questo territorio. A queste tragedie si ripete per l'ennesima volta un conflitto acclarato del territorio tra l'impianto siderurgico e le esigenze avvertite dalla popolazione, che richiedono salute da una parte e lavoro dall'altra. Lo Stato oggi entra in discussione, come lei ha detto giustamente, ci mette la faccia. Noi adesso attendiamo innanzitutto quali sono le proposte. Io personalmente, tra le diverse proposte che si sono succedute negli ultimi 10 anni, nel mio intervento al Senato recentemente sulla siderurgia, ho promosso completamente un altro cambiamento, cioè un cambiamento completo del paradigma della siderurgia italiana e a Taranto. Senatore, la transizione ecologica, il green, non vorremmo che fosse solo uno slogan, anche perché le ultime dichiarazioni di Cingolani sono allarmanti, non so, sono inspiegabili, diciamocelo. Io sono d'accordo con lei, noi dobbiamo capire cosa significa transizione ecologica. Se transizione ecologica significa andare sull'idrogeno, va benissimo. È un progetto a lunghissimo tempo. Il problema è cosa fare nel frattempo che l'idrogeno diventa poi una materia prima per la siderurgia. È chiaro che oggi forse dovremmo anche rivedere le modalità in cui si fa siderurgia in Italia, perché non è detto che noi, per soddisfare il fabbisogno di acciaio in Italia, l'acciaio lo produciamo in Italia, soprattutto a ciclo integrale. Possiamo anche seguire altri modelli come quello Eni, come quello anche Fincantieri, che va anche all'estero a produrre e poi la materia prima viene portata qui in Italia. Emilia Papi, dell'esecutivo nazionale USB, da Roma a Taranto. Abbiamo vissuto insieme alcune manifestazioni a Roma, ultima quella in piazza San Silvestro, e ora qui in un'altra piazza, quella di Taranto, piazza Lo Jucco a Talzano, perché le battaglie per i diritti vanno combattute e vissute in piazza. Certo, assolutamente sì, d'altronde oggi non c'è altra possibilità, perché i lavoratori qui a Talzano, ma a Taranto come all'Ilva, come all'Italia, non hanno più protettori, non che ce li abbiano mai avuti, ma non anche neanche chi tiene a cuore minimamente i loro interessi. La politica se ne frega di come sta la cittadinanza di Taranto rispetto all'ambiente, se ne frega se i lavoratori stanno in cassa integrazione o meno, se ne frega se l'Alitalia viene svenduta, gli viene addirittura negato di usare il suo marchio. E allora noi siamo qui oggi, come sapevamo il 28 a Piazza San Silvestro, e come stavamo il 22 sotto al MISE di nuovo con Riccardo Cristello e con i lavoratori dell'Ilva, e ci staremo anche l'11 maggio se i lavoratori dell'Ilva ritorneranno. Luca Curci, rappresentante USB in Acquedotto Pugliese, nonché componente dell'esecutivo regionale di USB. La sua presenza qui per testimoniare la vicinanza ai lavoratori, innanzitutto in tema di sicurezza sul posto di lavoro.
Oggi, 1 maggio, USB è presente in Italia in due belle manifestazioni, una a Bologna e l'altra qui a Taranto. Per USB Taranto è un territorio strategico, importante. Per noi essere qui è testimoniare un po' tutti i temi riguardanti il lavoro, dalla salute alla sicurezza e, ahimè, ultimamente, come sapete, anche la libertà di espressione per quello che è successo a Riccardo. Fabritti Romina, rappresentante di USB per il settore trasporto, il dramma all'Italia. Paradossalmente queste due realtà, ex Ilva ed Alitalia, con tanti punti in comune, sono stati utilizzati come carrozzoni di Stato a danno dei lavoratori. E buongiorno, sono qui oggi a Taranto per testimoniare la presenza dei lavoratori all'Italia proprio in questa giornata in cui, diciamo, si ricorda il sacrificio dei lavoratori italiani. In Alitalia stiamo attraversando una delle più grosse crisi sociali presenti sul territorio. E il governo sta conducendo una trattativa con Bruxelles che ci chiede e ci ha imposto tre diktat importanti. Uno è la rinuncia del nostro brand, quindi dell'ADI Alitalia, che rappresenta nel mondo il Made in Italy. Un altro è la riduzione di aeromobili da 108 a 45 aeromobili. Infine un sacrificio occupazionale, perché ci chiedono di passare da 11.800 lavoratori a 4.500 lavoratori. Questo per chi ama il trasporto aereo, per chi è cresciuto nel trasporto aereo, è inaccettabile. È inaccettabile perché in Italia abbiamo bisogno di asset per lo sviluppo del paese. Questo, noi oggi siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza ai lavoratori dell'Ilva, ma per ricordare anche l'articolo 4 della Costituzione, che dice che in Italia il lavoro deve essere tutelato e devono essere prese tutte le misure per sviluppare il lavoro. Quindi buon 1 maggio e grazie per l'ospitalità. Grazie a lei. Grazie. 1 maggio, festa dei lavoratori, siamo con l'avvocato Francesco Nevoli, avvocato penalista. Beh, la tutela dei lavoratori in sede civile certamente, in ambito lavoristico, ma è una realtà che si interseca anche con gli aspetti penali e, vista la realtà di Taranto, vediamo tanti diritti conculcati. La condotta appunto che ha schiacciato questi diritti, rileva penalmente. Sì, assolutamente sì. Poi il 1 maggio è sempre un giorno di resoconti, di bilanci, perché ci si guarda all'indietro, si vede rispetto all'anno passato che cosa è cambiato, la situazione è migliorata oppure no. E ahimè il bilancio anche quest'anno è un bilancio negativo, c'è l'evento luttuoso di qualche giorno fa del lavoratore che al porto è venuto a mancare. Che ci fa capire come il problema sia assolutamente un problema tuttora esistente, un problema di tutele negate ai lavoratori, un problema di dover ricorrere a quella che è l'extrema ratio del diritto penale, perché noi sappiamo che si va a finire nel penale quando evidentemente la tutela che l'ordinamento ha preso in sede civile non è sufficiente. E quindi, ahimè, siamo ancora una volta in ambito penale a confrontarci su quello che non è andato, piangendo la morte di un lavoratore. Si conclude qui il nostro speciale Polifemo dedicato alla manifestazione, all'evento appunto di USB qui a Taranto in piazza Lo Jucco, a Talzano precisamente, un evento che fa il paio e parallelo con l'altra manifestazione di USB in quella di Bologna. Che dire, ogni 1 maggio ci si incontra, si riflette, si vede purtroppo che al di là degli sforzi che USB, che le forze sane compiono, purtroppo c'è un sistema che non fa certamente brillare l'Italia quanto a tutela del lavoratore e
la triste cartina al tornasole è rappresentata dagli incidenti sul lavoro, incidenti anche mortali. E Taranto purtroppo si trova sulle prime pagine della cronaca nazionale per questa realtà. Taranto ex Ilva e non solo, ma la lotta continua, la battaglia continua dalla parte dei lavoratori sempre e comunque.